Abbandoniamo per un attimo la politica locale e quindi questa dynasty che si sta sviluppando tra il sindaco e l'ex assessore Barone. Venerdì avremo l'ulteriore puntata e speriamo che non si mettano in campo anche in questo caso, come per Totti e Ilari, i Rolex e le borsette. Ma era una semplice battuta questa. E passiamo invece ad un discorso di politica regionale, perché se a livello nazionale stiamo assistendo veramente ad una situazione sgradevole di mancanza di grammatica istituzionale, perché non si può leggere una lista dei ministri per strada come ha fatto il presidente Berlusconi, e quindi venendo meno appunto a quello che è la grammatica istituzionale, il rispetto anche per il presidente Mattarella. Cosa invece completamente diversa sta accadendo a livello regionale a Palermo. Dopo la proclamazione del presidente Schifani, la situazione sembra un po' in attesa di tante cose. Innanzitutto in attesa di come va a finire il governo appunto a Roma, perché da come si incasellano determinati ministri ne discende anche la situazione a livello palermitano. E in attesa anche di un ulteriore elemento, che è quello che siamo ancora privi della proclamazione dei 70 deputati regionali, perché le lungaggini dei tribunali stanno appunto portando a far sì che quasi a un mese di distanza ancora non si è arrivati alla proclamazione degli eletti e quindi neanche alla distribuzione dei seggi. Ma le tensioni che il centrodestra sta vivendo a livello nazionale, in un primo momento sembravano anche ripercuotersi anche a Palermo, ma la figura proprio di Schifani, con la sua saggezza, con il suo essere grande mediatore, politico di lungo corso e con tantissima esperienza alle spalle, ha fatto sì che le dinamiche del centrodestra a livello regionale sono in questo momento più tranquille, perché appunto la situazione vede ormai ben chiara come dovrebbe svolgersi poi i passaggi successivi. E in tutto questo impazza oramai, come a livello nazionale, impazza anche il Toto Assessori. E di ieri una foto di un titolo della Sicilia, dove appunto si parla di una possibile squadra di Schifani, anche se l'ufficio stampa, eccola qui, proprio del presidente Schifani, ha bollato come fantasiose queste ricostruzioni di stampa, ma si sa che la stampa in questi casi ci va a nozze, perché il Toto Ministri o il Toto Assessori impazza sui giornali. Cosa viene fuori da questa Toto Assessori? Che la situazione vede che forse Fratelli d'Italia vuole quattro assessori, anche perché ha dato il via libera a Schifani. Gli altri dovrebbero essere assegnati a Forza Italia, due alla Lega, due al Lombardo con il suo movimento, con l'MPA, e due vanno alla nuova DC di Cuffaro. La situazione sembra tranquilla. Certo, ancora molte caselle devono essere coperte, ma certo c'è anche da dire che molto dipende anche da un altro punto, che è quello della presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, perché lì c'è una lotta tra Aricò e Galvagno, che però uno è di Palermo e l'altro è di Catania. Ora, se per una legge non scritta, se il presidente della regione è palermitano, il presidente dell'assemblea regionale non può essere palermitano. Quindi si parla di questo candidato catanese, ma in questo momento in pole position vi è il deputato Ibleo Assenza, che è veramente quello che potrebbe mettere tutti d'accordo per questa, perché è ben voluto e alla terza legislatura e è anche abbastanza trasversale. E quindi con molta probabilità potremmo vedere anche Assenza come presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
A livello di Toto Ministri, nelle fotografie che girano, bisogna evidenziare come un punto abbastanza fermo è quello del modicano Ignazio Abate. Bisognerà semplicemente vedere quale assessorato riesce ad occupare, quello dell'agricoltura è quello più gettonato, anche perché è quello che ha richiesto anche la nuova DC. Ma e quello sono ancora tutti elementi che devono andare a posto. Se ne parlerà tra una 20-25 giorni, perché mancano ancora la proclamazione degli eletti. Particolarmente interessante è anche l'assessorato alla sanità, che è di fondamentale importanza. È un assessorato su cui ha posto le mire Forza Italia e in particolare Miccichè. È notizia di oggi che Miccichè, che è stato eletto sia al Senato che all'Assemblea regionale siciliana, pare abbia deciso di restare a Palermo, perché ha dichiarato: a Roma non mi vedranno neanche morto. E la sua grande aspirazione è a quella di andare a fare l'assessore alla sanità. Però secondo me c'è un punto, un problema su questo, perché il presidente Schifani ha detto che vuole assessori politici, quindi deputati eletti per rinsaldare bene la maggioranza, ma assessori che abbiano delle competenze specifiche nel campo che vanno a occupare. Non lo so se il senatore Miccichè o il deputato Miccichè, a seconda di come lo vogliamo chiamare, ha delle competenze specifiche sulla sanità. E questo è un altro elemento che dovremo capire nel corso delle giornate a seguire. Altro che cosa dire della politica regionale? Non pervenuti in questo momento il Partito Democratico, troppo lacerato dal suo interno dopo la sconfitta, e non pervenuto neanche il Movimento 5 Stelle a livello regionale, anch'esso alle prese con tutta una serie di problemi che derivano dalla sconfitta del 25 di settembre. L'unico che continua a invece imperversare su tutti i media, televisione, giornali, eccetera, eccetera, è Cateno De Luca. Cateno De Luca, che ha individuato un nuovo campo di battaglia, che è la sindacatura di Taormina. Altro campo di battaglia è quello che ha dichiarato che vuole fare il Munnizza Day, perché a sentire Cateno De Luca la situazione del nostro raccolta dei rifiuti è veramente pessima, e in una recente intervista Cateno De Luca ha detto che il governo Musumeci è stato fallimentare sotto questo profilo. Ma da navigato politico qual è il colpo di teatro, qual è stato? Quello che ieri il gruppo di Cateno De Luca alla regione si è diviso in due. Uno è Sicilia Vera e l'altro è Sicilia Nord chiama Sud. Proprio o Sud chiama Nord, non ricordo bene come è la denominazione, ma questo è interessante, perché in questo modo questa spaccatura dello stesso movimento permette a Cateno De Luca di avere doppio incarico nell'ufficio di presidenza che si andrà a formare all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Come vedete, Cateno De Luca la sa lunga e si muove perfettamente bene nei meandri anche di quello che possono essere i regolamenti dell'Assemblea regionale siciliana. Come vedete, un quadro bello complesso, ma che, devo dire la verità, da attento osservatore esterno, si sta svolgendo in maniera molto più soft, molto più tranquilla. Certo, le richieste dei partiti ci sono, ma è giusto che sia. È una coalizione con varie sensibilità, quella che ha portato alla presidenza di Schifani, e quindi ognuno fa le proprie richieste, ma le sta facendo in maniera, torno a ripetere, soft, tranquilla, senza schiamarsi per strada o sulla stampa. Anche in questo caso, per questi 20 giorni a seguire, staremo molto attenti e sul pezzo, e vi continueremo ad aggiornare. Alla prossima puntata.